carnevale. Che rumore, che follia, l'universa frenesia che rinascere ci fa. Carnevale come un sogno di lussurie, di splendore. Ragazzi, bentornati in un nuovo video di Vlog e No Sense di Adri. Sapete, sono quei video che faccio un po' quando mi pare, quando ho tempo, quando ho voglia, quando ho soldi. Quindi sono video che non programmo e che magari a volte escono così dal nulla, a caso. Oggi, in realtà domani, ho deciso di portarvi a Viareggio, poiché ragazzi la manifestazione principale della città compie ben 150 anni. E allora mi pare doveroso dover andare al carnevale di Viareggio. L'altro giorno ragazzi su YouTube mi sono imbattuto in un video di Jack Rev, che saluto. Lui sicuramente non sa chi sono, però anche io prima di questo video non sapevo chi fosse lui, che è andato a Viareggio. E ovviamente da persona che non c'è mai stata, non sa cos'è la cartapesta, non sa niente. Mi sembra un video sinceramente ben riuscito da parte sua. E quindi se mai dovesse capitare di cascare in questo video, si becca tutta la mia stima. Infatti ragazzi, domani alle 16.57 avremo il treno per Viareggio da Roma Termini e sarà una bella avventura. Più che altro il fatto sta ragazzi che io sono nato e cresciuto a Viareggio, quindi ragazzi so tutto, conosco ogni angolo di quella città, quindi a differenza di Jack Rev, che ripeto ha fatto un grandissimo lavoro, io voglio cogliere l'occasione per entrare un po' più nel profondo, per magari farvi conoscere lati della città e della cultura che magari uno che viene da fuori, se non conosce, è molto difficile che riesca a cogliere. Provo ad anticiparvi qualcosa prima che si inizi col vero e proprio video. La prima sera ragazzi andremo alle feste rionali, che ovviamente un esterno che non è di Viareggio non potrà mai capire cosa significhi per noi una festa rionale, e quindi voglio cogliere l'occasione proprio per entrare in questo mood e magari anche farvi conoscere qualche posticino che a cose normali nessuno ci arriverebbe mai. Prima di cominciare ragazzi vi invito intanto a seguirmi su Instagram, che penso che, ecco, se lo fate non sono triste. Vi invito a seguire anche il mio secondo canale, perché lì ragazzi pubblico tutta la roba musicale, diciamo ci va tutta la roba non demenziale che pubblico su questo. E tra l'altro uso questo fatto del secondo canale per agganciarmi ai miei prossimi eventi. Eccoli qui ragazzi con le mie band, sia quella di musica inedita che di Tribute Kiss. Ci vediamo il 2 aprile a Roma, il 5 maggio a Martignacco in provincia di Udine, il 6 maggio a Trieste, il 13 maggio a Chieti Scalo in Abruzzo e il 27 maggio a Piedimonte San Germano in provincia di Frosinone. Direi che vi ho detto tutto, iPhone, GoPro, biglietto del treno, andiamo a Viareggio. The next day. Stazione di Roma Termini ragazzi, siamo sul treno e adesso partiamo. Sì, questo è il microfono, tranquilli. Partiamo per Viareggio. Si dovrebbe arrivare per le 8. In questo video vi porterò in quella che è stata la mia vita fino ad un anno e mezzo fa, quando ho dovuto lasciare quella che era stata per me casa. Questo è un viaggio tra gli usi e costumi che mi hanno accompagnato nella crescita. Dopo anni, rivivere rioni e conseguenti veglioni con gli amici di sempre è stato unico. A causa della lunghezza del video ho dovuto tagliare molte parti del pre e post sfilata, concentrandomi sulle riprese e descrizioni delle opere allegoriche. Spero vi piaccia. Buona visione. L'arrivo è stato sabato sera alle 8 presso la stazione di Viareggio e mia madre, ovviamente, è venuta a prendermi al binario. Rione Marco Polo. E queste sono cose che gli youtuber che non sono di Viareggio non vi faranno mai vedere. E tra l'altro incontreremo gente adesso che conoscete già. E io sono povero, quindi sicuramente non berremo, però pronti per vedere che rigonfio. Aiutami a sparire come c'è. Non si sa perché, ma il carnevale di Viareggio, abbiamo beccato Lazza! Ci credete ragazzi, non ci credo neanche io. Com'è andato Sanremo? Va bene,
spaccato, come sei? Ma Morandi che ti fa? Ciao bro. Era tutto organizzato in realtà, lui ha una grande stima di me. Dopo nel camerino gli ho rifatto la stessa cosa. Con delle mani grosse che c'ha Blanco, ne avrei tirato uno schiaffo. Ho rischiato di perdere un dito quando me l'ha fatto, perché da lontano ho percepito la sua potenza nelle mani. Però per il resto niente di che. Va bene, da Lazio è tutto, torniamo in studio. Now is the time to eat the lunch, and for Italian politician is absolutely crucial to say now is the time of lunch. Prima del carnevale ovviamente tappa a Piadinolandia. Una Magnum pesa un chilo questa. Si trova all'Idrica Maiore. Ci ho messo dentro il salame, lo stracchino, la maionese, i funghi. Che ci ho messo? Aiuto! Il mascarpone, giusto? Ah, pizza! Non è la più buona che ci sia. Signori, benvenuti al carnevale. Ma i cari sono di là però. Dopo 3 anni che non ci vengo, non so più cosa sia reale. E non potevamo mancare ai 150 anni del carnevale. Non potevamo. E adesso, come detto in precedenza, ci dedicheremo completamente alla descrizione delle opere allegoriche. Poi, sul finale, vi farò una classifica personale. Ridi pagliaccio, o l'arte di prendersi seriamente sul serio. Prima categoria di Le Bigre Roger. In un immaginario camerino, il clown si sta preparando per lo spettacolo. Si osserva allo specchio, ma in realtà sta guardando oltre il proprio volto. Ci farà ridere anche questa volta, oppure sarà lui a ridere del mondo? Ormai è diventato un circo. Ironia e satira sono il nostro specchio, ed il carnevale di Viareggio, da 150 anni, ci mostra che ridere è la forma più alta per esorcizzare questo tragicomico mondo. Pianeta Terra 2.0, prima categoria di Fabrizio e Valentina Galli. La Terra sta collassando e l'umanità si sta preparando ad un esodo di massa. Vinsero battaglie grazie alla loro figa. I costruttori immaginano un vascello stellare su cui caricare tutte le cose più care. Tanti giovani Pierrot, simbolo del futuro, si imbarcano portando un cuore rosso colmo di amore e speranza. Burlamacco è al timone, Ondina indica la rotta. Un nuovo esopianeta, Terra 2.0, è la meta. L'opera, 50 anni dopo, è un omaggio al Burlamacco realizzato da Renato Galli per il Carnevale del Centenario. Io sono nessuno, prima categoria di Roberto Vannucci. Pandemia e guerra ci hanno dimostrato che l'economia capitalistica, con i suoi spietati meccanismi, può schiacciare e ridurre in povertà chiunque. Perché davanti al profitto siamo tutti impotenti, solo dei numeri. La povertà ha già colpito milioni di persone.
I girasoli sono simbolo di speranza e ci invitano a seguire la luce del sole che dona energia per affrontare la lunga strada della nostra esistenza. Una macumba per dire basta, prima categoria di Luigi Bonetti. Inquinamento fisico e mentale, guerre, pandemie. Il mondo è preda di devastazione e drammi. L'unica soluzione per uscirne è sconfiggere il male attraverso il male. Per questo il costruttore immagina un rito esoterico collettivo, una macumba per purificare e guarire. Una grande danza coinvolgente per ritrovare l'equilibrio energetico e vitale perduto. Carneval divino, prima categoria di Luca Bertozzi. Una vita andrebbe vissuta come un lungo carnevale, lo dicevano già i canti carnascialeschi di Lorenzo il Magnifico. Oggi, questa è un'esortazione ancora valida a godere delle gioie della bellezza, dell'amore, dei sensi e dei piaceri della vita, consapevoli della loro fugacità. La costruzione è un omaggio ai valori simbolico-tradizionali delle origini della festa, un carro trionfale, per celebrare Bacco, il nostro re carnevale. Evoluzione della specie, prima categoria di Umberto, Stefano, Michele Cinquini e Silvia Cirri. L'evoluzione della specie ha trovato il suo punto di non ritorno. L'uomo non può vivere senza combattersi. Il palazzo dell'ONU è sempre più un monolite inerte, che nulla può di fronte al desiderio di dominare. Solo l'entusiasmo dei folli potrà salvarci.
Religioso, prima categoria di Luciano Tomei, idea e progetto di Antonino Croci. Pulcinella è l'uomo semplice che, conscio dei propri problemi, riesce sempre a risollevarsi con un sorriso. Con leggerezza ci ricorda che la vita è piena di emozioni e il mondo è meraviglioso, proprio come cantava Domenico Modugno nella celebre canzone Meraviglioso. Riscoprire le meraviglie del mondo è l'obiettivo del costruttore che, con il linguaggio del carnevale, vuole porre l'attenzione sulla depressione che colpisce milioni di persone. Ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso. Pace armata, prima categoria di Alessandro Avanzini. Di fronte agli scenari di guerra c'è un crescente bisogno di politiche contro frontiere e muri che sembrano risorgere. Uomini e donne impegnati a progettare destini di pace per un futuro migliore, come quello desiderato dalla bambina protagonista della costruzione allegorica. Una speranza simboleggiata dai colori della bandiera della pace, vessillo universale di fratellanza. L'amore vince su tutto, seconda categoria di Massimo Alessandro Breschi. Una panchina, due innamorati, il cielo, la felicità, un'atmosfera idilliaca. Ma a turbare questo quadro uscito dalla matita di Pené è un minaccioso mostro demoniaco. I due fidanzatini furono ideati dall'artista francese nel 1942 per riportare speranza e serenità durante la Seconda Guerra Mondiale. A distanza di 80 anni la situazione non è cambiata e l'inferno continua a nascondersi dietro la felicità. Ma come diceva Virgilio, omnia vincit amor, l'amore vince su tutto. Musk Attacks, seconda categoria di Priscilla Borri. Elon Musk è davvero l'eroe di cui abbiamo bisogno per migliorare il mondo e l'umanità? Oppure dobbiamo temere la sua corsa frenetica alla ricerca di nuovi business, in nome del progresso tecnologico? Forse, avverte la costruttrice, più che ad un attacco marziano dobbiamo stare attenti al famoso imprenditore americano che, autoproclamatosi imperatore di Marte, sta lavorando sulle neurotecnologie per collegare il cervello umano all'intelligenza artificiale. E se di intelligenza si parla, siamo proprio sicuri che questo funzionerà con i nostri politici? Occhio al malocchio. Non è vero, ma ci credo. Seconda categoria di Carlo e Lorenzo Lombardi. In un mondo iperveloce e tecnologico come il nostro, appare incredibile che ancora esistano usanze antiche, come le superstizioni. Frutto di ignoranza o fattore culturale? I costruttori ci propongono di sconvolgere l'immaginario caotico che abbiamo sulla iettatura e di congedare con la leggerezza di una risata. Un elemento profondamente turbante, ancora radicato nella cultura italiana, aprendo però, al tempo stesso, una riflessione pirandelliana e più profonda sulla sfortuna e su quanto ciascuno di noi sia condannato a ricoprire un ruolo imposto dagli altri.
Lato Oscuro, seconda categoria di Marzia Etna e Matteo Lamanuzzi. Prendendo spunto dalla saga cinematografica, Guerre Stellari, la costruzione vuole rappresentare allegoricamente l'eterna lotta tra il lato oscuro e quello buono. Egoismo, malvagità e sete di potere costituiscono il lato oscuro, che si cela in ognuno di noi. Una realtà buona, soave e pacifica costituisce invece il lato buono. E dietro la figura dell'antagonista si celano tanti dittatori di ieri e di oggi che hanno messo in pericolo la pace nel mondo. Ragazzi, è arrivato il momento di goderci il tramonto e qualche ripresa del corso by night. Manca ancora un carro, lo so. L'ho lasciato quasi appositamente in fondo, perché per me è veramente il più bello di quest'anno ed è quello che al meglio descrive 150 anni. Dopo di quello, passeremo alla classifica. Ricordate che il corso mascherato continua fino alle ore 19. Attenzione.
di chi non sa vedere, di chi non vuol capire che al mondo non esiste. Storia fantastica, prima categoria di Jacopo Allegrucci. Arriva un vecchio cantastorie, con fisarmonica, gran cassa, il suo fedele cane ed un carrozzone di emozioni, per raccontare una storia lunga 150 anni. È la storia fantastica del Carnevale di Viareggio. Dai bauli e dalle valigie che porta con sé, appaiono testimonianze di un mondo di cartapesta, che continua a far sognare. Perché questo è il luogo dove l'immaginazione diventa realtà, e niente è come sembra. Adesso litighiamo, perché è arrivato il momento della classifica personale. Allora, per fortuna c'è stato un grosso imbarazzo della scelta, poiché in 22 anni di vita non ho mai visto dei carri così belli nel complessivo. Sì, è vero, magari individualmente qualche carro più bello c'è stato rispetto a quelli di quest'anno, però rimane il fatto che nella media, nel complessivo, non ho mai visto dei carri così belli, mettendoli proprio tutti insieme. E vi dirò di più, persino il carro che ho messo ultimo nella classifica personale di quest'anno avrebbe potuto vincere tantissime edizioni scorse. Questa è la mia classifica personale dei carri di prima categoria. Certo, posso capire il disappunto di tante persone, però, ripeto, qualsiasi classifica possa uscire quest'anno non sarebbe una sorpresa, non sarebbe una novità, perché veramente tutti i carri si potrebbero meritare il podio. E la stessa cosa, ragazzi, vale per i carri di seconda categoria, che anche loro, sebbene siano solo 4 e non 5 o 6 come una volta, possono veramente ambire in alto.
giunti alla fine di questo viaggio, che personalmente posso anche chiamare viaggio nel tempo, visto le pieghe che ha preso la mia vita dalla pandemia in poi. È sempre bello vedere Viareggio in festa, con così tanta gente, nonostante i periodi difficili che abbiamo passato ultimamente, perché Viareggio è la capitale della felicità. Viareggio è che come ti giri puoi vedere un bambino che sorride. Viareggio ha un suo odore e calore indistinguibili altrove. Viareggio è il suo mare e il suo tramonto. Tornare a Roma non è stato emotivamente facile, poiché non ho solo dovuto abbandonare la festa più bella del mondo, ma ho dovuto abbandonare anche la mia famiglia, senza dimenticare gli amici, perché ovviamente anche loro sono famiglia. Però Viareggio, ti prometto che tornerò il prima possibile. Al prossimo carnevale potrai ancora contare sulla mia presenza, quella di un ragazzo che ha portato lontano il suo corpo, ma ha lasciato lì il suo cuore. Viareggio, in te sono nato, in te spero morire.